Ecco cosa hanno deciso Gravina e Rocky dopo gli evidenti errori di massa. Ascolta tutto il video e non crederai a ciò che sentirai. Lo hanno fatto davvero. Sostieni il canale iscrivendoti e mettendo mi piace al video. Attiva la campanella per essere aggiornato per primo su queste notizie. È gratis. Scandaloso quello che hanno deciso Gravina e Rocky, ovvero sulla decisione di riconfermare l'arbitro Massa nonostante gli evidenti errori commessi nell'ultima partita. Uno degli episodi più discussi è stato un fallo su Yildiz, in cui il portiere, con le mani in testa, ha manifestato evidente disappunto per la gravità dell'intervento. Guardate la foto, mentre Malinowski rimproverava Yildiz come se avesse simulato. Nonostante la chiara severità del fallo, l'arbitro Massa ha deciso di sanzionare Malinowski solo con un'ammonizione, suscitando indignazione e perplessità. Questo incidente si aggiunge ad una serie di decisioni arbitrali discutibili che hanno visto Massa protagonista. Nell'ultima partita della Juventus non è stato concesso un rigore evidente per la Juventus. In un'altra occasione, durante la partita tra Napoli e Inter, si sono verificati episodi dubbi. Un fallo non fischiato per il Napoli nell'azione che ha portato al primo gol dell'Inter e un rigore negato al Napoli. La situazione si complica ulteriormente alla luce del fatto che, per errori considerati meno gravi, l'arbitro di una recente partita tra Bologna e Juventus è stato sospeso per 4 giornate. Questa disparità di trattamento alimenta sospetti e teorie di complotti, con molti che accusano apertamente le autorità calcistiche di favorire l'Inter a discapito della Juventus. La stampa sportiva e i tifosi, sia della Juventus che di altre squadre, hanno espresso forte malcontento. Le immagini del fallo su Yildiz, con il portiere sconvolto e Malinowski che rimprovera l'avversario, hanno fatto il giro dei social media, diventando simbolo dell'incredulità generale verso le decisioni arbitrali. In questo clima di tensione, le figure di Gabriele Gravina, presidente della FIGC, e Gianluca Rocchi, responsabile degli arbitri, sono sotto osservazione, con richieste crescenti di maggiore trasparenza e equità nelle decisioni arbitrali. Il dibattito sull'arbitraggio nel calcio italiano, già intenso, si intensifica ulteriormente. La comunità calcistica attende con ansia azioni concrete che possano ripristinare un senso di giustizia e imparzialità nel campionato, considerato da molti attualmente falsato